Salve, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo oggi ancora una volta per il progetto ElgiNet, questa volta in videoconferenza dalla sede nazionale di ANCI. È un piacere ritrovarvi tutti. Saluto non solo i comuni che ormai da 17 mesi appunto lavorano insieme a noi su questo progetto, ma saluto anche tutti gli altri che hanno avuto interesse oggi ad essere presenti ai lavori di questo secondo workshop. Alcuni di voi già mi conoscono, sono Annalisa Giovannini, anche responsabile appunto per la Fondazione Cittalia del progetto ElgiNet, ma approfitto immediatamente per presentarvi anche chi mi accompagna oggi. Durante questi lavori, quindi abbiamo qui con noi la dottoressa Assunta Rosa del Ministero dell'Interno e la dottoressa Camilla Orlandi, responsabile del Dipartimento Immigrazione di ANCI. Insieme, ovviamente, cercheremo, insieme soprattutto alle testimonianze dirette dei comuni, cercheremo di attraversare il percorso compiuto insieme in questi 17 mesi. Come sapete, il progetto si concluderà ad aprile, questo aprile, e quindi ci sembrava importante, proprio prima di salutarci con un evento finale dedicato, fare il punto insieme sul prezioso, diciamo, lavoro che in questi anni, in questi mesi, scusate, sono quasi 2 anni appunto di attività, sono stati compiuti peraltro in un contesto direi drammatico, si può definire proprio così. Ricordo per tutti i comuni e comunque i partecipanti a questo workshop che appunto non conoscono direttamente ElgiNet, che è appunto un progetto che è stato finanziato con il fondo FAMI dell'Unione Europea attraverso appunto le misure emergenziali. E è un progetto che appunto ha sviluppato, è stato appunto compiuto nell'ambito di un partenariato multilivello particolarmente innovativo, perché ha sperimentato proprio l'azione congiunta del Ministero dell'Interno, di ANCI Comunicare, della Fondazione Cittalia, di 16 comuni e di 3 enti strumentali proprio come partner del progetto. Quindi questo ci ha consentito di fatto di sviluppare un'attività vera e propria di sistema, sia a livello nazionale che a livello europeo, ed è il punto di forza effettivamente di questo progetto, che ha cercato appunto di mettere a punto delle azioni, noi le chiamiamo azioni ponte, no? Per la presa in carico di situazioni emergenziali, per la definizione appunto anche per l'intercettazione dei bisogni e per la messa a punto di servizi che fossero sì ovviamente legati, volti, no? Alla risoluzione dell'emergenza, ma che mettessero anche a sistema i servizi già esistenti all'interno dell'ente per un'operazione veramente integrata, no? Sulle politiche di welfare territoriale. Quindi questo è stato, diciamo, uno sforzo che ha seguito una linea, una visione, diciamo, no? Che sia dal centro ma anche dal basso, no? Si è coniugata e ha dato poi esito appunto ad attività concrete, delle quali vorremmo parlare oggi, no? Quindi gli obiettivi sicuramente sono stati raggiunti, volevamo appunto approfittare di questo momento con alcune realtà in particolare, che oggi appunto saranno il Comune di Milano, che ringraziamo, così come Napoli, Latina, Sassari e Taranto. Insieme a loro entreremo proprio diciamo, no? Nel prisma di queste, diciamo, di queste azioni che sono state compiute e cercheremo di concentrare l'attenzione su alcuni aspetti particolari che possono essere di interesse generale, no? Per questo la possibilità di parlare anche agli altri comuni, cioè capire quali sono i modelli organizzativi che sono stati adottati e come questi hanno valorizzato appunto il welfare territoriale. Qual è stato il valore delle reti che sono state messe in campo, che costituiscono spesso il capitale proprio, no? Di partenza di tutte le realtà territoriali e ovviamente anche delle competenze che abbiamo visto essere essenziali.
competenze spesso, diciamo, appunto, noi parliamo di equip multidisciplinari, ma parliamo anche di competenze amministrative che sono state necessarie appunto per coniugare gli aspetti appunto operativi con quelli di gestione, che per, non debbono essere, diciamo, dati per scontato, e i comuni lo sanno bene in questa, diciamo, in questa, in questo contesto. Bene, io vorrei a questo punto passare la parola alla dottoressa Orlandi di ANCI, perché ci sembra naturale, in fondo ANCI ci sta ospitando ovviamente anche in questa iniziativa, e poi ascolteremo con piacere anche le parole della dottoressa Rosa del Ministero dell'Interno. Grazie. Quindi prego Camilla. Grazie Annalisa, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti in casa ANCI. Con molta gioia abbiamo anche ancora questa possibilità di confrontarci, di raccontarci un po' le cose, come stanno andando. Benvenuta Assunta, benvenuta a tutta l'equipe del progetto LGNet del Ministero dell'Interno. Non voglio rubare tempo, perché mi interessa soprattutto ascoltare quello che devono dire i territori. Perdo davvero pochi minuti per dire tre cose, diciamo. Allora, LGNet, diciamo, si inserisce in quello che probabilmente è il periodo storico più difficile che il nostro paese abbia vissuto negli ultimi 50 anni. 17 anni vissuti, 17 mesi di progetto vissuti pericolosamente, mi verrebbe da dire. Siamo passati dalla pandemia alla guerra guerreggiata, e eppure siamo qui, e lo dico anche con una certa emozione. È stato un percorso, è un percorso, non è finito, anzi ci diamo già subito appuntamento all'evento finale in cui tireremo le fila tra un mese e mezzo di tutto ciò che è stato. Questo è un passaggio intermedio, ma possiamo già cominciare a dire alcune cose e a farci delle domande. La prima delle quali, secondo me, è questa, e la rivolgo anche ad Assunta Rosa proprio direttamente, ma so che per Assunta è una domanda retorica, ma mi interessa, diciamo, ascoltare il suo ragionamento. Noi sappiamo che si è trattato di una progettazione che ha avuto una fase iniziale molto complessa. Il cronoprogramma prevedeva 6 mesi di attività preparatorie, che si sono allungate a 9, anche qualcosina di più, di preparazione, quindi di definizione di tutta l'apparecchiatura amministrativa che ci ha consentito di partire con gli interventi. E questo perché? Perché è un partenariato di comuni, è un partenariato di 16 comuni, 3 enti strumentali dei comuni. Questo fa sì che appunto vi è una complessità amministrativa aggiuntiva rispetto al fatto di lavorare direttamente con gli enti del privato sociale. Ci dobbiamo domandare se vale la pena, secondo me, tutti insieme, cioè dobbiamo capire se, in maniera anche molto laica, se effettivamente questa fatica aggiuntiva di stare nei giusti paletti che un intervento pubblico definisce, restituisce in termini di sostenibilità degli interventi, di integrazione degli interventi nel tessuto cittadino e dei servizi, se effettivamente l'impostazione di questa progettazione, che è un'impostazione che va a supportare un intervento emergenziale, ma attraverso il software, non attraverso l'hardware, ovvero attraverso appunto le strutture interorganizzative. Quindi che cosa ci dicono i comuni? Ci dicono: il progetto mi è servito non solo, e lo abbiamo fatto, per attivare interventi sulla persona, ma per riuscire a organizzare meglio un assetto di servizi che mi consente, che diventa patrimonio della mia infrastruttura territoriale e del mio welfare locale. Quindi l'impostazione è quella che forse può essere, che poi è quella che ci portiamo dietro nella rete SAI, no? È quella che ci dice sostanzialmente che appunto attivarsi con le amministrazioni locali pubbliche in partenariato con il sistema centrale di governo, quindi con il Ministero dell'Interno, anche insomma lo stiamo sperimentando anche con altri partner nazionali,
Questo è il valore aggiunto e su questo, a mio avviso, dobbiamo ragionare. E il secondo punto è, no, anzi, in corollario a questo, mi preme ringraziare particolarmente gli uomini e le donne dei comuni che hanno fatto sì che le attività andassero avanti, perché non so se condividete con me, lo chiedo anche appunto al Ministero dell'Interno, vi siete, diciamo, resi conto che qui abbiamo un impegno che va oltre l'impegno professionale, qui abbiamo una passione, abbiamo un impegno personale, appunto, di volti, voci, che sono quelli che, diciamo, ulteriormente a quello che è il perimetro del loro contratto di lavoro con l'ente locale, portano avanti le cose, e non potrebbe essere altrimenti. E quindi ANCI lo sa, ma lo vuole, diciamo, rappresentare anche in questa sede in maniera evidente. E l'ultimo passaggio che vorrei fare riguarda l'utilità, diciamo, il valore aggiunto di questo partenariato e di poter avere una voce diretta che arriva all'orecchio attento, grazie Assunta di questo, orecchio attento del Ministero dell'Interno. Noi come ANCI la voce la portiamo sempre, ma è sempre un'altra cosa, no? Diciamo, sentirlo direttamente e anche senza l'intermediazione. Noi facciamo le sintesi, ma è importante che ogni tanto arrivino anche appunto le voci dirette. Quindi avrete ascoltato le difficoltà che derivano da elementi esterni al progetto e di sistema generale. Mi riferisco, entrando molto più nel merito e nel concreto, a tutta la tematica di tutti quei cittadini di origine straniera che non possono essere toccati dai progetti. Quando appunto Firenze ci dice il 30%, solo il 30% delle persone che abbiamo potuto avvicinare con le unità mobili sono poi è poi possibile prenderli in carico dall'intervento perché l'altro 70% non ha documentazione. Questo ti dice qual è la difficoltà degli enti locali di fronte a un tema come appunto la presenza irregolare sul territorio che diventa, diciamo, elemento di difficoltà, di bisogno a cui un'amministrazione non riesce a rispondere. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra che il partenariato è importante ed è utile. E faccio un ultimissimo passaggio rispetto alla impostazione innovativa che abbiamo dato alla comunicazione di questo progetto. Quindi al fatto che anche grazie a un input che ci è stato dato proprio a monte dalla Commissione europea, quindi è stata una cosa utile che abbiamo compreso e attuato, il progetto ha avuto fin da subito chiaro che per poter funzionare bene a livello europeo, a livello nazionale e a livello territoriale aveva bisogno di essere raccontato, perché un intervento, non nascondiamocelo, un intervento di un ente pubblico locale rivolto al segmento di popolazione straniera ha sempre bisogno di essere raccontato al meglio, in modo da essere poi ben compreso e accettato e accolto positivamente da tutta la cittadinanza. Quindi da questo punto di vista il fatto che nel partenariato ci sia ANCI comunicare, che questo sa fare meglio di tutti noi di mestiere, è stato a mio avviso un altro elemento di ricchezza e di un puntello importante in modo che l'infrastruttura tenga. Ecco. E io penso di aver finito, quindi direi questo e grazie a tutti. Grazie Camilla, grazie ancora. Assunta Rosa, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie di avermi voluto qui con voi, di aver voluto il Ministero qui nella sede di ANCI, finalmente vicini fisicamente. È nato così questo progetto, è nato da un incontro con tutte le realtà che hanno aderito a questo
a questa sfida. Vogliamo attivare un partenariato strategico, l'ha detto Camilla, che arrivasse alla definizione di un modello innovativo di intervento che, dove la centralità del welfare territoriale chiaramente fosse valorizzata al massimo. È nato nei pensieri dell'Europa, del Ministero dell'Interno, dell'ANCI, in un tavolo di trattativa avviato con la Commissione Europea nel lontano 2018-2019, dove furono messe sul tavolo delle risorse proprio per il Ministero e su queste misure emergenziali. E da lì poi si scaturirono una serie di iniziative, fra cui LG Net, che doveva avere, lo diciamo, come capofila di progetto proprio ANCI, perché ANCI era il momento di coagulo, di raccordo territoriale, di promozione di politiche standardizzate omogenee che sul territorio potessero avere degli effetti, diciamo, per quanto sia possibile, ma uguali nei diversi territori, a Roma piuttosto che a Milano piuttosto che Agrigento, Catania e altri comuni. Di fatto però per esigenze burocratiche, diciamo così, la Commissione ha voluto che a capo di questo progetto ci fosse il Ministero dell'Interno e quindi abbiamo preso il capofilato. Non è stato un capofilato facile perché era difficile far capire a chi lavorava con noi che non eravamo l'autorità di gestione di questo progetto, perché l'autorità di gestione era la Commissione Europea, eravamo beneficiari di progetto, partner di progetto, tutti insieme verso una direzione che era quella appunto di attivare degli interventi che avessero come obiettivo prioritario lo sviluppo di interventi, di azioni per il miglioramento della comunità tutta. Della comunità tutta, perché sì, si attivano questi progetti, i progetti anche del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che io, di cui mi occupo, l'autorità di gestione, il prefetto di Lullo, che stiamo attivando ormai dal 2014, sta chiudendo la sua vigenza e ne starà, sta per iniziare un'altra fase. Però nell'ambito di tutte queste attività mirate a garantire ai cittadini migranti sui territori supporto, sostegno all'autonomia, sostegno per l'accoglienza, per l'inserimento, per un migliore inserimento nella scuola, nel mondo del lavoro, per l'abitazione, quello che si vuole innanzitutto perseguire è il benessere della comunità nella sua interezza, quindi attivare dei servizi, migliorare dei servizi. Questi servizi vengono migliorati a favore del migrante, ma vengono migliorati a favore della popolazione tutta. E questo è stato LG Net è stato lo sforzo, abbiamo lavorato su tre ambiti, abbiamo scelto l'housing sociale, abbiamo scelto il supporto alle vulnerabilità, abbiamo scelto un'attività che era l'impegno civico dei cittadini migranti per garantire loro anche percorsi di condivisione, di partecipazione più prossima, no, alla vita della comunità che li accoglieva. E poi ci siamo ritrovati dentro al Covid e oggi ancora peggio dentro una guerra. Questo ha fatto la differenza, però come leggo anche in strumenti, in comunicati fatti a tutti, al pubblico, grazie appunto a questa grande forza e questo valore che c'è stato, questo come dire, contributo dato da ANCI Comunicare, lo leggo perché è uno dei tanti strumenti messi a disposizione per restituire che cosa abbiamo fatto con LG Net, che cosa si sta facendo. La pandemia rallenta ma non ferma, allora questo è molto importante. I comuni, ma sono comuni importanti, parliamo di Bologna, Bolzano, Caserta, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Taranto, Torino, Trieste, con appunto ANCI Liguria, azienda servizi sociali di Bolzano e azienda comunale per la tutela ambientale di Potenza, li ho voluti citare appositamente per ringraziarli del grande impegno messo proprio in questi momenti di difficile
gestione di una comunità locale. Non è facile per un comune lavorare in una progettazione europea sotto pandemia, ancora di più oggi sotto un'emergenza così tragica che ci sta praticamente travolgendo. E quindi grazie veramente, perché abbiamo lavorato insieme, è stato un lavoro di squadra, un lavoro che ha dato valore a questo partenariato strategico che ha fatto la differenza. E Camilla chiedeva, vale la pena? Sì, vale la pena. Vale la pena perché la sostenibilità di queste azioni c'è. C'è perché c'è stato un quadro di riferimento forte a livello centrale, sì, ma le pagine le hanno scritte loro, le hanno scritte le territorialità, le hanno scritte con difficoltà, ripeto, stante il quadro di riferimento, ma l'hanno scritte loro. Noi abbiamo supportato in qualche modo facendo nostre le loro, non abbiamo potuto fare come volevamo, perché io di persona, ma Camilla, Annalisa, tutto il gruppo di lavoro avrebbe voluto essere dentro i territori, andare sui territori. Questo a me è mancato in maniera molto forte, perché soltanto dalla contaminazione fisica, oltre che chiaramente di partecipazione mentale, si assorbono quelle che sono le negatività e le positività di un'azione, e si cresce, si va avanti. Io ho imparato, noi abbiamo imparato, noi come Ministero Interno abbiamo imparato come migliorare anche nell'approccio, anche nella gestione del fondo, a essere più vicini, in che modo anche a chi fa il progetto, perché un progetto europeo è un'occasione. Oggi poi siamo in un quadro dove si va avanti soltanto per progettazione, quindi a maggior ragione grazie ad ANCI e a tutto il gruppo dei comuni partner, vorremmo attivare sempre di più interventi che rispondano alle effettive esigenze e che siano in grado di essere utilizzati al meglio in un quadro proprio di complementarietà e di utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione. Quindi io anche mi fermo in questo momento e riprendiamo tanto alla fine la parola per l'inclusione, per ascoltare i veri protagonisti di questo nostro progetto. Assolutamente. Grazie ancora. Molto bene, allora dicevamo proprio in premessa chi sono i protagonisti di oggi e soprattutto di cosa parleremo. Abbiamo appunto dato un accenno generico all'inizio, ma di fatto oggi ci concentreremo in particolare su due temi, su due argomenti, tra loro anche diciamo spesso complementari nell'azione poi appunto sul territorio. Cioè, quindi da un lato parleremo appunto dei punti di accesso unici di assistenza, e quindi attraverso una organizzazione integrata dei servizi, ma anche delle unità mobili di pronta assistenza sociale. Quindi questi saranno diciamo i due focus, e i protagonisti sono appunto Milano, Napoli, Latina, Sassari e Taranto. E vorrei solo ricordare, anzi insomma informarvi tutti, che tutti coloro che in questo momento stanno partecipando al workshop possono comunque porre domande, quesiti o appunto esprimere le loro considerazioni anche utilizzando la chat della piattaforma attraverso appunto la quale sono momentaneamente collegati. Quindi vi invitiamo a farlo, abbiamo una redazione appunto in sala fantastica. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare appunto ANCI Comunicare che ci ha dato questa opportunità così ordinata e allo stesso tempo appunto dal punto di vista organizzativo direi perfetta. Quindi darei la parola in questo caso al Comune di Milano, e solo una brevissima Polaroid per dare a tutti diciamo, no, l'idea di quello che Milano ha compiuto. Milano ha sicuramente potenziato le sue unità di strada per la presa in carico psico-socio-sanitaria delle persone in difficoltà, realizzando circa 500 interventi sul territorio. Quindi ha preso in carico oltre circa 200 migranti nel suo punto di accesso unico, e quindi passerei la parola in questo caso appunto alla dottoressa Colombo dell'Unità Politiche per l'Inclusione di Milano, che ringraziamo ancora. A lei la parola. Grazie a lei, grazie a tutti.
Mi sentite? Sento, adesso sentivo un attimo un ritorno, adesso non lo sento più. Ecco, vi ringrazio di questa opportunità che rappresenta un momento di tregua nelle nostre giornate ancora più concitate, insomma, dall'ultima e drammatica emergenza. Rappresenta un momento di tregua e anche, come dire, un momento confortante perché, come ha già avuto modo di evidenziare Camilla nella sua introduzione, siamo una comunità, come dire, di operatori motivati anche sul fronte personale, oltre che sul fronte della preparazione professionale. E in questi mesi di progetto abbiamo avuto anche tra comuni, tra partner, tante occasioni in cui ci siamo ricercati reciprocamente anche al di fuori, come dire, dei momenti formali e previsti di incontro. Ecco, siamo proprio una comunità e questa cosa mi fa piacere ricordarla in questo momento così, così impegnativo. Come è stato detto, appunto, il focus di oggi è sui temi del one stop shop e delle unità mobili. E ecco, rispetto a questo mi piacerebbe proporvi qualche riflessione più ampia sull'approccio one stop shop, con alcune poi considerazioni specifiche sulla sua sperimentazione nell'ambito di contesti di emergenza. Ecco. Io ritengo che appunto l'espressione one stop shop ormai è in voga su tanti fronti ed evoca in qualche modo la necessità di semplificare gli accessi per favorire l'emersione di domande e di bisogni, oltre che evoca anche l'urgenza per affrontare questi stessi bisogni e domande di fornire risposte sempre più coordinate ed olistiche rispetto a problemi che si configurano come sempre più complessi. La logica dell'approccio one stop shop è quindi quella, in altre parole, di favorire un tempestivo, un precoce aggancio del destinatario finale degli interventi, ma è anche quello di essere un servizio di servizi. Un servizio per i servizi che appunto sono chiamati di fronte a bisogni sempre più complessi a trovare delle risposte articolate e integrate. Gli approcci e i modelli interpretativi di one stop shop con cui il one stop shop si può declinare sono diversi, non sono univoci, sicuramente questa cosa emergerà anche dalle presentazioni dei comuni, insomma, che hanno aderito a questa azione, quindi con interpretazioni, accenti e forme organizzative differenti. Nel progetto LGNetea la sfida e l'esperienza di One Stop Shop che siamo andati a declinare, a sperimentare, si è sviluppata intorno ai temi legati proprio all'emergenza, ecco, emergenza abitativa, emergenza documentale, emergenza sociosanitaria, dei migranti sia non ancora entrati all'interno dei circuiti di accoglienza, sia fuoriusciti per varie ragioni dallo stesso. E quindi a mio avviso siamo stati sollecitati a sperimentare un approccio one stop shop forse sul fronte più impegnativo, quello che potremmo definire, utilizzando, come dire, un linguaggio più sanitario, un approccio di prevenzione terziaria, cioè ovvero intervenire in situazioni già compromesse per poter procedere con interventi volti al contenimento, alla riduzione del danno. E appunto siamo intervenuti con questo approccio in parte su nuove emergenze e penso in particolare a chi arriva sul territorio cittadino al di fuori dei meccanismi degli sbarchi, perché chi arriva attraverso rotte terrestri o aeree spesso, come dire, ha difficoltà ad accedere al sistema dell'accoglienza. Per
però abbiamo con questo progetto anche diciamo affrontato l'onda lunga di emergenze, di ingressi che risalgono anche ad alcuni mesi o addirittura anni prima, e in particolare mi riferisco al tema delle persone arrivate sul nostro territorio a seguito di movimenti secondari, a seguito di procedure diciamo simil Dublino, nel senso che spesso, come dire, sono come dire dublinati di fatto ma non attraverso le procedure effettivamente previste, e quindi ritornano un po' al via, al punto di partenza, con tutta una serie di complessità, ecco. Quindi siamo stati chiamati a sperimentare il one stop shop nel diciamo sulla fase più impegnativa, però volevo evidenziare che come amministrazione stiamo lavorando a un progetto di one stop shop che dovrebbe concretizzarsi proprio anche in una sede fisica che andremo a ristrutturare, a risistemare anche grazie a dei fondi del Ministero del Welfare, ha una sede fisica di One Stop Shop che invece ha l'ambizione, come dire, non solo di intervenire sul fronte emergenziale, ma se vogliamo anche, continuando con la metafora sanitaria, su azioni di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria, ovvero intercettare le persone neoarrivate sul territorio prima che manifestino problemi, bisogni, per poterle orientare, per poter accoglierle, per poter fare un'azione di welcoming, di orientamento sul territorio. E la nostra ambizione sarebbe di poterlo fare, come dire, non solo per i neoarrivati con background migratorio, ma un po' per tutti i nuovi milanesi, cittadini che vengono ad abitare, a vivere, a lavorare nella città, e di farlo con un approccio sempre più istituzionale, ovvero che coinvolga vari servizi dell'amministrazione. In questo progetto stiamo lavorando molto a stretto contatto con i colleghi dell'educazione, ma anche dell'anagrafe e della direzione cultura, e vorremmo lavorare però anche sempre di più, e lo stiamo facendo in parte su alcune sperimentazioni, anche con le altre istituzioni, in primis la prefettura, sul tema del ricongiungimento familiare, insomma a livello appunto di prevenzione primaria stiamo mettendo insieme un meccanismo, abbiamo messo insieme un meccanismo che in qualche modo obbliga tutte le persone arrivate con ricongiungimento familiare a Milano ad un passaggio conoscitivo, informativo, con questo one stop shop. E poi, come dire, anche pensare agli interventi di prevenzione secondaria intesa come intercettazione precoce di quelli che potrebbero essere dei primi segnali di rischio attraverso, come dire, un rafforzamento della rete con altri attori territoriali, quali la scuola, quali i servizi del territorio e della tutela minori. Quindi questa è un po', come dire, l'ambizione più ampia. Ecco, sicuramente attraverso, come già stato fatto presente, insomma, attraverso il progetto è stato possibile rafforzare e potenziare una nuova cultura organizzativa più trasversale, che ha permesso ai servizi coinvolti, che sostanzialmente sia nelle unità mobili che nella parte, come dire, di one stop shop, sono stati protagonisti tra servizi dell'amministrazione, che sono il centro che si occupa della grave emarginazione e che è un punto di riferimento per chi si trova in una situazione di emergenza, il servizio della tutela minori, che altrettanto su situazioni di pronto intervento minori, di nuclei familiari presenti sul territorio in assenza di riferimenti, è un altro, come dire, punto di accesso privilegiato. E poi invece il mio servizio, che coincide sostanzialmente un po' con tutte le attività collegate al SAI e ai progetti che ci sono prima dell'ingresso nel SAI e dopo l'uscita dal sistema dell'accoglienza. E questi tre servizi, come dire, grazie alle risorse del progetto, hanno in questi mesi davvero sempre più imparato a lavorare insieme, a superare la logica, come dire, del anche a volte difensiva dei compartimenti stagni. E come dire, su questo è stato possibile grazie a queste risorse aggiuntive, all'introduzione di nuove figure professionali, come ad esempio il legale nelle unità mobili, lo psicologo
e l'operatore sociosanitario disponibile in situazioni di particolare vulnerabilità a fare proprio degli accompagnamenti fisici ai servizi. E, però diciamo che parlando poi di competenze, questa cosa è stata possibile anche grazie al fatto che abbiamo, come dire, coinvolto nel progetto le nostre migliori risorse, i nostri migliori professionisti, quelli con maggiore esperienza sul campo, sia a diretto contatto con i beneficiari, perché poter, come dire, intervenire precocemente prevede che siano le persone più esperte ad avere il primo contatto, comunque il contatto successivo all'aggancio con l'unità mobile, insomma, ma anche il primo contatto, al fine di inquadrare in modo tempestivo e puntuale quelle che sono le esigenze, le domande, quindi avviare dei percorsi di fast track. E oltre, come dire, al lavoro diretto con i beneficiari, queste figure più esperte sono state anche coinvolte ovviamente nella gestione del raccordo tra i servizi, ecco. Rimane, come dire, anche a conclusione del progetto, una forte voglia da parte, allora io direi, da parte degli servizi. Dottoressa, dottoressa, mi sente? Sì, vado in conclusione. Perfetto, in conclusione. La ringrazio, benissimo. Sì, la sento. Benissimo, benissimo, attendiamo le sue conclusioni. Benissimo, grazie, non la volevo interrompere, era solo perché abbiamo un timing. Ok, va bene. No, volevo dire solo quelli sono i lasciti. Ok, allora un lascito l'ho già detto, un rafforzamento di questa cultura organizzativa trasversale e sicuramente, ecco, come sfide rimane quella di lavorare ulteriormente per il potenziamento della governance interistituzionale. Nel progetto abbiamo agito anche soluzioni molto creative, perché spesso le persone che arrivavano in emergenza erano persone che avevano fatto pezzi di percorso significativi in altri territori, e quindi abbiamo, come dire, costruito in modo a volte anche un po' creativo dei contatti con le prefetture di provenienza, con i comuni, con i CAS, perché potesse essere, come dire, ripreso il percorso laddove era stato interrotto. Ecco, però sicuramente abbiamo sentito anche la necessità forse di un pensiero anche più trasversale, comune, collettivo rispetto ad alcuni nodi e alcune criticità, ecco, specifiche, come ad esempio la gestione delle revoche dell'accoglienza e dei movimenti secondari. Ecco. Io ci sarebbe sicuramente molto altro da dire, ma poi se ci sarà lo spazio, come dire, anche per il confronto, interverremo in questo non senso. Non mancherà, ecco. Assolutamente. Mi deve scusare se interromperò magari anche qualcuno di voi anche a seguire, ma abbiamo un timing proprio per consentire a tutti di poter parlare. Bene, Milano ci ha esposto, devo dire, con estrema sintesi, ma con efficacia, quello che si sta compiendo e si è compiuto fino ad oggi. Tengo a ricordare che tutti i comuni partner per tutta la durata del progetto hanno avuto l'opportunità di confrontarsi costantemente, quindi effettivamente la contaminazione, diciamo, che appunto ricordava la stessa dottoressa Rosa, è stata reale, concreta, nei limiti ovviamente delle specificità gestionali, amministrative e territoriali, ma è stata molto importante. Quindi Milano appunto ha messo in evidenza, no, appunto molto interessante il concetto, la metafora proprio del servizio dei servizi, no, ma anche quanto è importante avere una cultura organizzativa trasversale. Questo è un altro elemento, diciamo un'altra leva sicuramente interessante che poi svilupperemo ulteriormente. Passerei a questo punto con queste suggestioni la parola al Comune di Napoli, in particolare alla dottoressa Carpentieri dell'area Welfare Servizio per le Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze. Anche per Napoli un brevissimo flash, solo per ricordare appunto che anche in questo caso, in questa città così importante,
è stata, sono state appunto costituite delle unità di strada e nel one stop shop si è riusciti a fornire un'assistenza sociosanitaria a oltre 800 migranti in difficoltà, quindi con vulnerabilità importanti. Quindi ringraziamo ancora una volta anche Napoli, a lei la parola, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Inizialmente ci tengo molto ad agganciarmi a quello che diceva la dottoressa Colombo e ringraziare lo staff di Comunicare perché ci ha offerto una tregua, un momento di riflessione mai scontato per gli operatori, perché siamo sempre troppo presi dal fare per fermarci a riflettere sulle cose che facciamo, che poi diciamo, un momento fondamentale soprattutto poi per la strutturazione dei servizi. In particolare, diciamo, siamo all'inizio di questo incontro e già sono emerse una serie di spunti e di riflessioni fondamentali. E volevo partire proprio da una cosa che è stata detta dalla dottoressa Rosa pochi minuti fa sulla pandemia. Diceva la pandemia rallenta ma non ferma. E io vorrei aggiungere una cosa, a volte la pandemia insegna, nel senso che per il Comune di Napoli l'Eginet è nato durante la pandemia, durante una delle fasi più critiche, sia come progettazione esecutiva, che come implementazione delle attività vere e proprie. Ed è nata da una serie di riflessioni e di apprendimenti organizzativi che sono emersi proprio durante le fasi più critiche, per cui il lockdown, la chiusura delle comunità. E, gli operatori ci rappresentavano costantemente un aumento del senso di disconoscimento sociale e di allontanamento delle persone migranti dai servizi. Le persone non si rivolgevano per paura dello stigma, ma soprattutto perché la comunità era chiusa e i servizi erano rarefatti e loro non riuscivano più a trovare la loro quotidianità, a trovare, diciamo, dal banale bar che gli offriva il caffè all'offerta di un servizio competente dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale. E questo che cosa ci è servito? Questo ci ha insegnato che dovevamo lavorare di più sull'avvicinamento dei servizi, erano i servizi che dovevano andare a cercare l'utente, lo dovevano avvicinare e dovevano lavorare da un altro punto di vista, per cui abbiamo abbandonato i setting tradizionali e abbiamo spostato il fulcro della nostra progettazione sulle unità di strada. Le unità di strada sono collegate in maniera stretta a One Stop Shop, fungono da antenna territoriale, per cui sono proprio le unità che vanno a cercare le persone, che fanno anche un primo pre-assessment, per cui abbiamo proprio stravolto la modalità tradizionale che vedeva il caregiver, che faceva l'assessment, univa l'equipe multidisciplinare. L'equipe multidisciplinare è in strada, ed è in strada che legge e accoglie il bisogno della persona. Quindi diciamo questo ha un po' modificato tutto il nostro modo tradizionale di impostare i servizi. E credo che sia un apprendimento organizzativo importante che dovremmo portare anche in altri contesti, sia sociali che sanitari, eccetera. Chiaramente One Stop Shop poi offre tutti i servizi, come diceva la dottoressa Colombo, per cui è lì che poi si fa il lavoro importante per risolvere i problemi, quelli veri, diciamo. Però il fatto che ci sia un'unità in grado di agganciare l'utente che si nasconde o che semplicemente non sa usare i servizi, non sa rivolgersi, che si disorienta, si perde energie ed è frustrato. La possibilità quindi di lavorare direttamente in strada ci è servita molto e ci ha insegnato molto. Anche dal punto di vista delle equipe multidisciplinari, a parte le competenze che sono inserite nell'equipe, a Napoli abbiamo due poli territoriali, scusate, questo avrei dovuto dirlo forse in premessa. In ciascuno dei due poli c'è One Stop Shop e unità di strada. In entrambe, sia nel One Stop Shop che in unità di strada, ci sono delle equipe multiprofessionali, che però chiaramente non sono autosufficienti, perché si raccordano costantemente con gli altri attori istituzionali della rete, per cui si raccordano con i servizi dell'amministrazione, con i servizi sanitari, con la questura, la prefettura, eccetera, a seconda delle esigenze del singolo utente. A parte il fatto che l'equipe multidisciplinare ha un valore aggiunto in se stessa e che le competenze professionali che abbiamo richiesto noi, diciamo, da capitolato sono molto valide, molto importanti, è stato proprio il nuovo modo di impostare il lavoro, per cui la possibilità per l'equipe di essere già costituita e essere già in loco, che ha rappresentato un elemento, un fattore fondamentale di innovazione.
In passato l'unità di strada leggeva il bisogno e poi nel setting dell'ufficio si diceva allora facciamo un'equipe e convochiamo questo, questo e quest'altra persona. Adesso questo si fa direttamente in strada ed è l'operatore dell'unità che dice convoca una riunione, chiama questo, questo e quest'altra persona. Per cui abbiamo visto questo stravolgimento dei servizi che per noi è stato, devo dire, veramente prezioso. Che... Vi devo fermare, sento... No, no, può andare avanti e concludere tranquillamente. Può andare avanti, dottoressa, e concludere, certo. Sì, concludo. L'ultima cosa che volevo dire è che chiaramente questo ha richiesto un lavoro in più da parte dell'amministrazione dal punto di vista della governance, soprattutto per evitare duplicazioni di interventi, per evitare interventi non finalizzati, eccetera. Però l'inserimento di nuovi servizi ha funzionato bene. Noi abbiamo già dei tavoli operativi, delle commissioni per l'accoglienza, stiamo creando anche una commissione sul lavoro in strada specifica. E quindi chiaramente ha richiesto uno sforzo organizzativo che però sicuramente è stato molto fruttuoso e molto utile. Vorrei concludere solo dicendo, rispondendo allo stimolo della dottoressa Orlandi, che secondo me non dobbiamo lasciar cadere, se ne è valsa la pena, sicuramente per i comuni sì, dal mio punto di vista, valsa la pena aderire a un partenariato che comunque ci ha dato forza, non ci ha rallentato, non ci ha complicato la vita, anzi, diciamo, dal nostro punto di vista ce l'ha semplificata. Sicuramente lo sforzo grande è stato fatto da ANCI, da Cittalia, ma per i comuni che hanno, secondo me, aderito alla rete è stata un'occasione continua di stimolo, di confronto e un partenariato di questo tipo secondo me sarebbe assolutamente da replicare il più spesso possibile, perché i comuni spesso sono soli e sentiamo di avere dei problemi, abbiamo pochi soldi, abbiamo poco personale. Quando poi riusciamo a condividere questi problemi, ci sentiamo meno soli, ci sentiamo sicuramente più forti. Grazie. Questo è molto bello. Bene, grazie a lei dottoressa, grazie. Sì, il tentativo è stato proprio quello, insomma, di creare un circuito costante di comunicazione ed è stata la cosa in fondo più complessa, ma anche che ha dato, insomma, il suo risultato, ha dato il suo risultato. Era il senso anche poi di questo, diciamo, partenariato, di non portare avanti tanti singoli, no, progetti sul territorio, ma di aspirare fortemente con convinzione a credere in un progetto unico, appunto a un'azione di sistema e quindi a un progetto unico. Il tentativo è stato proprio questo e stiamo per concludere, e lo racconteremo nei minimi dettagli proprio in occasione anche dell'evento finale. Bene, ancora grazie a Napoli e a questo punto invece ascoltiamo un altro importante comune del sud che ci sta molto a cuore, che è il comune di Taranto. In questo caso interviene appunto la dottoressa Fornari, che è dirigente dei servizi sociali, welfare, politiche ed integrazione di Taranto. Anche Taranto ha attivato le unità di strada per la presa in carico sociosanitaria e l'accompagnamento, appunto intercettando circa 200 persone in condizione di vulnerabilità. Quindi darei la parola appunto alla dottoressa Fornari, che anche in questo caso ci illustra e ci racconta la sua esperienza diretta. Grazie, a lei la parola, dottoressa. Grazie a tutti, grazie a voi, buongiorno intanto. Allora sì, il comune di Taranto è un comune che, diciamo, nonostante le difficoltà, come anche altri comuni ovviamente abbiamo sentito, determinati sia dalle situazioni contingenti ma poi anche da situazioni particolari, è un comune che veramente ci ha messo passione nell'attivazione e nello svolgimento di questo progetto. È stato la città di Taranto è stata da sempre attiva, ormai da tempo attiva nei progetti di accoglienza, non fosse altro, diciamo, per la sua situazione particolare dal punto di vista anche geografico, e quindi non è, diciamo, nuova a situazioni particolarmente che riguardano appunto le popolazioni immigrate o comunque le persone che si trovano in uno stato di vulnerabilità. L'intervento però è stato un intervento che possiamo definire sostanziale, un intervento importante, preciso e anche
particolare che è stato svolto grazie alla, diciamo, alla collaborazione dell'associazione Noi e Voi, che poi è l'associazione che appunto ha avuto in affidamento il servizio. Qual è stato, diciamo, l'obiettivo principale? Intanto la realizzazione di questa unità di strada, che è stata una delle prime attività che è stata avviata con il progetto, e lo scopo è stato proprio quello di raggiungere l'utenza negli ambienti quotidiani. Con loro sono state instaurate delle relazioni anche informali, perché comunque c'è una certa diffidenza da parte appunto dei destinatari, e quindi si è cercato anche di superare questa diffidenza iniziale. E quindi sono stati coinvolti le persone immigrate in un percorso di integrazione che ormai si può dire appunto ben avviato. E nel corso di questi mesi si sono aggregati anche come volontari a questa attività anche le stesse persone che diciamo erano accolte nei centri collettivi, quindi c'è stato proprio un intervento da parte loro anche nell'attività diciamo di recupero di queste persone in difficoltà, e questo ha determinato proprio un raggiungimento importante degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Scusate. Quindi c'è stata poi per alcuni di queste persone c'è stata una presa in carico più approfondita attraverso questi one stop shop, che sono stati dislocati nelle zone della città più periferiche, quelle di Paolo VI, di Lama, ma anche presso la casa circondariale di Taranto. Anche qui c'è stata una, diciamo, un approfondimento di una relazione comunque già avviata con l'unità di strada. E quindi questo ha consentito appunto anche, diciamo, attraverso l'integrazione, ecco, questo è stato anche un altro punto di forza, cioè quello dell'intervento di altre associazioni del terzo settore, per esempio il Banco Alimentare, che è intervenuto anche attraverso, diciamo, il sostegno con beni di prima necessità, ma anche di altre associazioni che sono state coinvolte appunto in questa attività. Quindi un'integrazione importante che ha determinato proprio un cambio di passo. Infatti si può dire che questo coordinamento delle azioni del progetto Eleginetta ha proprio consentito di strutturare un sistema organizzato anche ben definito sul piano degli obiettivi, ma anche sul piano delle attività che sono state svolte da parte appunto sul territorio. E molte di queste buone pratiche, come per esempio l'unità di strada o anche questi percorsi di emersione fra gli immigrati che non erano in grado di attestare la loro regolarità documentale, è stata comunque, ha consentito di diciamo recuperare una certa stabilità e alcuni punti di riferimento sul territorio. Pertanto possiamo dire che rispetto al, diciamo, precedente approccio di tipo emergenziale, grazie al progetto LGNet, oggi queste problematiche sono affrontate in un'ottica più professionale, più risolutiva, e quindi in maniera, diciamo, più continuativa rispetto proprio ad uno strumento di vero e proprio soccorso. Quindi per noi appunto il progetto LGNet è stato importante, e l'amministrazione, il Comune di Taranto, punta molto sul mantenimento di queste logiche di assistenza e qualificazione che sono state innescate con il progetto LGNet. Lo possiamo sicuramente definire un'ottima esperienza, sia perché è possibile ed è possibile verificarne in maniera tangibile quelli che sono i risultati sul territorio, ma anche attraverso questa appunto sinergia che c'è stata tra le istituzioni, gli operatori del terzo settore, ma anche gli stessi destinatari, c'è quindi una nuova ricchezza che appunto si ottiene integrando tra di loro anche nuove e diverse culture. Quindi l'amministrazione porterà sicuramente avanti questo bagaglio di conoscenze e di competenze che sono state acquisite con il progetto LGNet. Grazie. Benissimo, dottoressa. Molto bene. E, è stata, diciamo, anche lei sintetica ma efficace. E, visto che ci sono appunto richieste anche di intervento ulteriori
a valle del appunto del giro virtuale di tavolo che stiamo facendo, e passerei comunque la parola adesso al Comune di Latina, alla dottoressa Krilic, che è appunto responsabile del pronto intervento sociale, unità di strada e servizi per la povertà estrema. Quindi anche Latina ha lavorato, diciamo, in modo appunto efficace sul territorio, quindi ha intercettato oltre 350 persone in condizione di vulnerabilità. Quindi anche in questo caso inviterei la dottoressa al suo intervento. Grazie. Bene, grazie a voi, grazie della possibilità che ci date anche di condividere quella che è stata la nostra esperienza. Allora, vorrei inizio subito dal dirvi che per il Comune di Latina, per il nostro territorio, questo progetto ha rappresentato una forte innovazione e proprio anche una sperimentazione di qualcosa che non era stato mai tentato prima. Il One Stop Shop, che voi avete definito barra punto unico d'accesso, e io mi riferirò quale lo definirò punto unico d'accesso, perché in realtà ha rappresentato un servizio sulla strada accessibile a tutti, senza barriere architettoniche, che ha permesso all'amministrazione per la prima volta di intercettare tutta quella frangia di cittadini sul territorio che non accedono ai nostri servizi standard, diciamo, servizio sociale professionale, segretariato sociale. Abbiamo anche il PUA, il punto unico d'accesso presso la ASL, per tutte le problematiche sociosanitarie, ma il tipo, il target dei cittadini in emergenza grave, senza casa o comunque con tante difficoltà, immigrati, non accedevano a questi servizi. Quindi per noi intanto è stato un motivo di grande successo questo, perché ci ha permesso appunto di leggere un bisogno che altrimenti rimaneva assolutamente sconosciuto. Questo ci ha permesso anche di alcune considerazioni. Intanto la nostra scelta è stata quella di creare un'equipe multidisciplinare che girasse in tutte le azioni di Legginet, quindi sia nel punto unico d'accesso, che nelle unità mobili, che poi nelle strutture che abbiamo aperto per l'emergenza abitativa, per la prima accoglienza. Questa è stata una grande risorsa. Ha rappresentato anche una criticità, perché ovviamente sarebbe dovuta essere molto più, diciamo, sostanziata come numero di operatori, però ci ha permesso di avere uno sguardo completo su quelle che erano le azioni del progetto. Il punto unico d'accesso si è rivelato strategico, perché è riuscito a rispondere a 360 gradi veramente al fabbisogno di queste persone. All'interno la possibilità di avere incontri con lo psicologo, la possibilità di avere incontri con il legale, con l'assistente sociale, con gli educatori, con i mediatori interculturali. Ecco, un'altra, secondo me, un valore aggiunto e anche una competenza che secondo me abbiamo acquisito anche noi come servizi sociali del Comune di Latina, è stata quella proprio di capire che la mediazione interculturale in certe situazioni è fondamentale. Ecco, non solo per l'aiuto linguistico, diciamo la facilitazione linguistica nel parlare, ma proprio per affrontare, io direi, una relazione che non sia da bancomat, cioè, ma che sia, spostatemi il termine, ma che sia una relazione che tenga sempre in prima considerazione il rispetto e l'autodeterminazione della persona. Ecco, quindi le persone vanno comprese e vanno avvicinate laddove è possibile che loro comprendano la nostra presenza. Latina è una città di immigrazione, penso che la conosciate tutti, quindi una storia antica di immigrazione, antica, siamo 80 anni di vita, quindi non siamo tanto antichi, però diciamo che siamo appunto una città che si è formata, che ha le sue basi sull'immigrazione, prima ecco interregionale, poi
a livelli molto più ampi internazionali. Però ecco, è quindi una città che dovrebbe appunto sicuramente avere sempre un'attenzione specifica, perché siamo ancora un territorio accogliente e che è ancora attrattiva per tanti immigrati extracomunitari che vengono qui, perché c'è il lavoro nelle campagne, perché c'è il lavoro nell'allevamento, tutte cose che sappiamo, che però rappresenta anche dei rischi. Ecco, lo sappiamo tutti, di Latina si è parlato per il fenomeno del caporalato. Ecco, io direi che il servizio, un punto unico d'accesso così dedicato e strategico, rappresenta innanzitutto un servizio di prevenzione. Io l'esperienza, proprio per scendere nel concreto, del nostro progetto, come si è contestualizzato qui da noi, è stato non solo sviluppare una rete con la prefettura, con la questura, con la Caritas, con, per dire, le istituzioni che da sempre approcciano, voglio dire, il fenomeno dell'immigrazione e anche delle criticità, ecco, che delle volte la presenza degli immigrati senza risorse costituiscono su un territorio. Ecco, questa rete che si è formata, siamo veramente riusciti a fare degli interventi di prevenzione. Ecco, io questa cosa mi ha molto stupito, perché non ce l'aspettavamo. Al di là della persona fuoriuscita dai contesti di protezione, quindi da tutti i nostri CAS, SPRAR, SAI, oppure altri tipi di accoglienza, ecco, fuoriusciti da noi ci aspettavamo il singolo classico che non ha ancora raggiunto l'empowerment pieno, quindi non ha il lavoro, magari non ha casa, eccetera, eccetera. Invece ci siamo ritrovati a fare proprio prevenzione, cioè a rispondere alle esigenze della rete. Cioè, la questura ha avuto, per esempio, tante volte, ecco, ci comunicava, ci chiamava: ho qui una donna georgiana richiedente asilo con due bambini in situazione di difficoltà, come potete aiutarci? Allora le ginette, l'unità mobile, l'equipa partiva, andava in questura, ufficio immigrazione, si parlava con la donna, si cercava di capire come mai fosse lì, eccetera, eccetera, e potevamo dare delle risposte. Ecco, non solo in termini quindi di competenza, avevamo immediatamente la possibilità di prendere la mediatrice georgiana, per esempio, ma oltre che dare queste risposte, appunto avere la possibilità di dare una risposta, perché anche quello dell'abitazione è fondamentale, ed è stata fondamentale come tecnica, diciamo, di utilizzo per tutte quelle situazioni che l'ente locale, i servizi, il welfare locale non ha risposte. Quanto si può tenere in albergo una persona? Due notti. Noi abbiamo come pronto intervento la possibilità di tenere due notti in albergo una persona, ma quando il sistema di protezione, sia della prefettura che del SAI, ci mette più tempo per trovare un alloggio, soprattutto per donne minori, per persone vulnerabili, per disabili, quelle persone sul territorio locale necessitano invece di una risposta emergenziale immediata. Per noi le ginette ha rappresentato avere la possibilità di rispondere a questi bisogni, e questa già è di per sé, secondo me, un successo incredibile, e potremmo raccontare dati e storie. Altra cosa che volevo semplicemente dire, oltre, ecco, questo punto di riferimento che ho detto, ma anche per la cittadinanza è stato molto importante il punto d'accesso, perché tante persone, e lo stiamo vedendo oggi con l'Ucraina, dove vengono anche le persone, anche italiani, persone che sono a Latina, che offrono disponibilità d'accoglienza, che vogliono sapere, e non sanno, perché non c'è un servizio dedicato per la maggior parte delle volte nei welfare locali, e i nostri segretariati sociali, i nostra PUA, sono completamente sommersi da quello che è il sociosanitario, da quello che è tutte le altre problematiche che sussistono su un territorio, come potete ben immaginare. Ci tengo però, oltre a dire una cosa che secondo me è stata fondamentale per quanto riguarda proprio l'apporto di innovazione che ha dato sui territori, il riscoprire il lavoro di comunità. Questa cosa si era
persa nei servizi sociali locali, ve lo posso dire, e con il progetto Leginetta, con i microprogetti, so che non è il tema principale di questo incontro, però permettetemi di dirlo perché è molto legato poi all'equipe multidisciplinare che da noi ha avuto anche l'incarico di seguire e di partecipare e anche di in qualche modo nei vari tavoli, nelle varie cose, di portare le esigenze del territorio ai giusti tavoli dove potesse essere poi formulato un progetto da mettere in campo sul territorio. Quindi è molto legato anche all'equipe multidisciplinare. Ecco, devo dire che i lavori dei microprogetti per noi sono stati dei lavori di comunità, cioè ricreare delle reti nelle comunità territoriali affrontando un problema da un'ottica di abbiamo delle piccole, per quanto piccole, risorse, ma grandi nel senso di persone e risorse umane che mettevamo in campo, ecco, delle risorse umane per riascoltare innanzitutto e poi tentare di dare delle piccole risposte alle comunità, ma risposte concrete. Cioè facciamo gli incontri con, mettiamo le docce, mettiamo un servizio docce, perché non solo queste persone vivono in strada, sono in emergenza, hanno 10.000 bisogni, ma non sanno dove lavarsi, non sanno dove andare al bagno durante il giorno e quindi sporcano il parchetto pubblico dove, davanti alla scuola, cioè per dire, sto facendo degli esempi molto concreti. Molto efficace. Però ecco, questo lavoro di comunità è stato preziosissimo. Io infatti mi dispiace tantissimo che termina il progetto Leginetta, non tanto per alcuni servizi che siamo riusciti a riprogrammare con il PRINZ, quindi manterremo aperto questo punto unico d'accesso per la grave marginalità, quindi lo estenderemo dal target immigrati a tutti. Però ecco, alcune cose non avremo la forza di proseguirle sicuramente, perché questo lavoro di comunità richiederebbe risorse, un progetto, una programmazione. Ecco, credo di aver detto tutto, se mi verrà in mente qualche altra cosa. L'abbiamo lasciata parlare molto volentieri, sì, perché ha dato anche, no? Ci ha rappresentato, ci ha fatto vedere, ci ha fatto vedere quasi quello che siete riusciti a fare. Molto bene, grazie ancora. Andiamo avanti, concludiamo con l'ultimo comune, poi c'è anche di nuovo Milano che vuole intervenire, molto volentieri lo faremo. Diamo adesso la parola al comune di Sassari, al dottor Volti. Anche Sassari ha dato un suo contributo fattivo e proprio attraverso le unità di strada, e quindi anche Sassari ha accolto, diciamo, e ha preso in carico oltre 100 persone sul territorio. Quindi, dottore Volti, se anche lei... Buongiorno a tutti. Io, diciamo, ho ascoltato tutti i vostri interventi. Intanto vi ringrazio da parte dell'amministrazione comunale di Sassari per l'invito a questo incontro, che insomma anche noi riteniamo molto importante dal punto di vista della condivisione delle esperienze e anche della riflessione. Nel frattempo io, diciamo, ho avuto il privilegio di sentire un po' tutti gli altri interventi da parte degli altri comuni, quindi, diciamo, vorrei, insomma, condivido tantissimi, diciamo, delle considerazioni che ho sentito e diciamo anche delle esperienze che poi un po' ci accomunano in questo progetto, anche perché diciamo è vero, poi ogni realtà, diciamo, è diversa e quindi, diciamo, le azioni, diciamo, del progetto sono state declinate magari in maniera diversa a seconda del contesto, però, diciamo, ci sono dei punti in comune, diciamo, che diciamo possono essere, diciamo, come dire, esperienze che possono essere comuni a tutti i territori. Allora, nel nostro caso di Sassari, nello specifico, vorrei soffermarmi, diciamo, soprattutto sugli aspetti di peculiarità, insomma, del nostro territorio. Possiamo dire che il progetto, il punto unico di accesso, era caratterizzato da un servizio storico che noi abbiamo già da 15 anni nel nostro comune e credo, diciamo, avendo partecipato anche a delle altre, diciamo, come dire, anche ad altri momenti di formazione, diciamo, sulle tematiche dell'immigrazione, che possa essere, diciamo, uno dei pochi, diciamo, servizi nei comuni d'Italia con, diciamo, un servizio dedicato all'istruzione
stranieri con personale strutturato diciamo di nazionalità straniera, quindi noi abbiamo diciamo uno sportello di consulenza per stranieri che funge un po' da punto unico di accesso delle problematiche per le comunità stranieri presenti in città ed è diciamo animato da quattro operatori di cui due di nazionalità senegalese, poi abbiamo un operatore marocchino e anche un operatore diciamo iracheno che comunque sono i referenti diciamo per la nostra comunità straniera insomma da 15 anni e oltretutto diciamo anche in un certo senso poi rappresentano essendo il servizio incardinato dentro diciamo la struttura dei servizi sociali rappresentano poi il raccordo diciamo con i servizi diciamo di welfare che vengono offerti dall'amministrazione. Però diciamo questo progetto in realtà delle Ginette ha offerto una diciamo l'aspetto molto innovativo è stato uscire appunto dallo sportello, quindi dall'attività che veniva svolta e qua mi condivido pienamente appunto le considerazioni che faceva la dottoressa Carpentieri del Comune di Napoli e rispetto diciamo anche a quello che si impara dalla pandemia, perché è anche vero appunto noi siamo partiti con questo progetto in piena pandemia, infatti abbiamo iniziato con l'unità di strada e ci siamo dovuti subito fermare diciamo perché eravamo in zona rossa e quindi diciamo abbiamo iniziato un po' a singhiozzo, però poi diciamo in realtà diciamo questo progetto ci ha consentito attraverso l'unità mobile di strada di raggiungere i territori, i quartieri diciamo della nostra città. Noi diciamo il nostro comune è un comune di 160.000 abitanti ed è diciamo siamo organizzati in quattro servizi sociali territoriali diciamo che sono dislocati in quartieri diversi della città e quindi attraverso l'unità mobile di strada siamo andati noi in un momento in cui i cittadini, soprattutto quelli stranieri, le fasce più vulnerabili avevano difficoltà appunto a poter accedere ai nostri servizi, siamo andati noi diciamo a raggiungerli nella strada e quindi insomma qua abbiamo avuto effettivamente poi anche noi abbiamo sperimentato le difficoltà legate al fatto che non tutti per esempio i cittadini che abbiamo incontrato in realtà potevano essere diciamo coinvolti nel nostro percorso perché magari non erano regolari, quindi soltanto una parte di questi poteva essere coinvolta diciamo nelle attività rispetto anche a soddisfare alcune esigenze, in particolare quelle abitative e quindi con le altre azioni che diciamo proponeva il progetto, come per esempio il rifugio per le emergenze abitative oppure che ne so il sostegno alla locazione, ecco. Però abbiamo sicuramente insomma conosciuto questo fenomeno che non conoscevamo, l'abbiamo conosciuto in strada e l'abbiamo potuto censire, quindi grazie a questo progetto, all'equipe diciamo multidisciplinare che era composta da educatori, mediatori, psicologo, anche legale, e ci ha permesso di incontrare diciamo queste persone in strada che fino a quel momento non conoscevamo. Oltretutto si è creata una fiducia perché diciamo fino a quel momento diciamo soprattutto all'inizio, nella fase iniziale, quando noi andavamo con il furgone, con insomma l'unità mobile, c'era anche diffidenza, gli operatori avevano delle targhette identificative, quindi rappresentavano istituzione pubblica, venivano visti con diffidenza, ma poi diciamo in realtà anche attraverso il passaparola si è creato diciamo un rapporto di fiducia e quindi anche diciamo tra l'utenza diciamo interessata. Abbiamo potuto oltretutto attraverso questo progetto adottare dei protocolli di collaborazione, quindi formalizzare dei protocolli di collaborazione con tutta la rete diciamo delle associazioni ma anche delle istituzioni, anche questura piuttosto che anche diciamo il CPA, le associazioni come Emergency e quindi creare diciamo una rete, attivare una rete che magari era già esistente però in questo caso appunto è stata anche animata diciamo e ravvivata e quindi abbiamo potuto diciamo creare questa, in effetti questo condividere appunto delle metodologie operative attraverso queste linee guida operative che diciamo ancora oggi sono molto preziose e importanti nella nostra operatività e che intendiamo diciamo anche nella possibilità diciamo di evoluzione di questo progetto in altre iniziative diciamo che stiamo diciamo sulle quali stiamo lavorando al momento e pensiamo appunto di utilizzare questo modello che abbiamo sperimentato attraverso questo importante progetto.
Quindi sicuramente diciamo alla fine abbiamo un bilancio molto positivo. Pensiamo diciamo per il futuro addirittura di ampliare il discorso diciamo dell'unità di strada, quindi ampliarla nel senso anche perché possa essere rivolta anche ad altro target diciamo di utenza, quindi non soltanto appunto gli stranieri, ma in realtà diciamo aprire anche con la possibilità appunto di un centro di diciamo di pronto intervento sociale che risponda all'esigenza appunto di altro target, minori, anziani, anche adulti in difficoltà, insomma, quindi partendo da questa buona pratica, ecco, in maniera tale appunto da poter dare anche risposte più diversificate. E anche per noi rimane ovviamente un po' la, come dire, la frustrazione, il dispiacere, non ho sentito cosa ha detto? Ho detto la frustrazione. La frustrazione, esatto, la frustrazione di non poter andare avanti con questo progetto, perché comunque era un progetto poi dedicato, che stava iniziando diciamo anche a produrre diciamo dei risultati molto soddisfacenti, anche inaspettati rispetto alle difficoltà che abbiamo incontrato inizialmente, ma in effetti in un lasso di tempo, perché inizialmente si diceva 17 mesi la durata del progetto, forse diciamo un po' un tempo troppo ristretto per poter diciamo come dire apprezzare poi i risultati di un'attività così complessa e così ambiziosa, perché poi in realtà è diciamo un progetto anche molto ambizioso e sfidante, ecco. Grazie. Quindi insomma, penso di aver detto un po' le cose insomma un po' principali. Questo lo sa lei, questo sa lei. Benissimo, certo. Siamo molto contenti, grazie ancora, grazie a tutti. Devo dire che senza averlo fatto apposta il cerchio si chiude da dove praticamente lo abbiamo iniziato a disegnare, cioè Milano. Milano vuole di nuovo intervenire, la dottoressa Nadella che è la project manager, quindi la invitiamo con piacere ad ascoltarla. Siamo qui ad ascoltare. Buongiorno a tutti e grazie anche per l'ottima occasione di condividere anche di parlare insieme su quello che è stato e che ha portato questo progetto. In qualità di project manager di questo progetto per il Comune di Milano, io volevo sottolineare, Antonella ha già espressamente detto in modo molto chiaro, ma per la parte di gestione e di coordinamento direi che questi progetti sono utili soprattutto anche per quanto riguarda la possibilità che una pubblica amministrazione possa avere per sperimentare o per avere fondi cuscinetto, mi viene da dire, in modo che da potenziare i progetti, i servizi che ha già in corso con servizi nuovi. Quindi la Ginetea in questo caso è stato un progetto che si è molto agganciato ai servizi già parte dei servizi del Comune di Milano, ma che a sua volta ha portato anche il suo nuovo, cioè ha potenziato l'equipe multidisciplinare perché ha portato anche servizi nuovi e perché adesso è stato confermato, cioè tutti i servizi previsti dalla legge Ginetea sono parte adesso della struttura dei servizi strutturali del comune. Prima il collega del comune di Sassari parlava proprio della durata del progetto. Già il fondo misure emergenziali è tale che ti permette di programmare per il periodo non lungo, quindi periodi brevi, e questo progetto ha fatto sì che ha dimostrato che nei momenti proprio critici, nei momenti di intervento, altri fondi vincolati servono, potenziamento di servizi servono, ha dimostrato, è stato un progetto molto resiliente, mi viene da dire, è stato un progetto che è stato anche molto adattato, è stato flessibile. Noi come Comune di Milano abbiamo anche potenziato il budget all'ultimo, nel senso a dicembre abbiamo fatto la richiesta di un ulteriore potenziamento. Per noi il progetto ha fatto sì che è stato molto interattivo non solo tra i servizi del Comune di Milano ma anche tra gli enti stessi gestori delle azioni previste nel Ginetea, creando tra di loro anche una rete di collaborazione nonché anche di futura cooperazione, come sta avvenendo per esempio per
la ricerca e la formazione di volontari, potenziali volontari. A livello di gestione è stato molto utile ed è stato molto, io apprezzo tantissimo l'assistenza e il supporto che ha fatto Citalia e l'ANCI, perché sono stati sempre presenti. Per esempio, apprezzo anche l'iniziativa dell'ANCI Comunicare, che sono venuti a fare le riprese e a intervistare direttamente gli operatori. Questi sono passaggi che possono sembrare magari anche di seconda importanza, ma non sono di seconda importanza, perché sono delle testimonianze che poi rimangono. Quindi devo dire, proprio nel modo, non per complimento, ma perché così l'ho vissuto, che è stato forse uno dei progetti più belli che io abbia seguito, nonostante le grandi difficoltà. Questo è stato proprio molto da sottolineare, è stato adattato, riadattato, è stato cambiato, alcuni fondi, ci sono stati tanti ritardi, ma alla fine l'impatto che ha avuto anche per il suo richiamo, per i suoi contenuti, è stato molto, diciamo, abbracciato anche dagli enti gestori. Questa è stata l'esperienza del Comune di Milano. Quindi grazie veramente. Bene, bene, grazie dottoressa, grazie. Non avevamo alcuna presunzione, diciamo, autocelebrativa del progetto, però diciamo, sono parole che ci fanno chiaramente piacere, fanno piacere a tutti, ma nell'ottica appunto poi della, diciamo, no, dell'effettività poi del progetto, e che abbia un senso, ecco, no? Che spesso a volte si è incapsulati in logiche meramente, diciamo, amministrative o di corsa, no? Diciamo, all'obiettivo. Qui, diciamo, stiamo discutendo di una concretezza, ecco, appunto, che ha trovato il suo senso tutti insieme, ecco. Quindi questa è la, diciamo, è la, sicuramente la cosa di cui immagino anche la dottoressa, no? In questo momento sì, ci parlava, no? Ci parlava. Bene, e siamo stati anche bravi nei tempi. Io ringrazio tutti, ma è doveroso ovviamente, come dire, annoiarvi forse ancora 5 minuti, ovviamente è una stupida battuta, però diciamo, credo che sia doveroso da parte nostra trarre le conclusioni di questa, diciamo, seppure breve chiacchierata, ma sicuramente ci offre spunti interessantissimi per sviluppare poi anche, no, il leitmotiv dell'evento finale, di quello che diremo alla Commissione europea, e quindi in questo caso io veramente vorrei invitare prima di tutto Assunta Rosa, ecco, la dottoressa Assunta Rosa, perché credo che insomma una sintesi completa sicuramente la saprà fare meglio di chiunque. Grazie. Ci abbiamo l'orpello. Grazie, grazie Annalisa, grazie a tutti. No, non è semplice fare una sintesi, è troppo ricco il contributo che oggi è stato dato dai comuni che hanno parlato, e tanto altrettanto quello che i comuni che sono in ascolto, che sono parte del nostro progetto. Le vostre azioni, quindi quello che voi avete fatto, che ci avete restituito oggi, ci fa sentire chiaramente contenti, no? Che queste risorse dell'Europa, queste risorse che fanno addizionalità, la project manager del Comune di Milano lo ha detto, l'importanza di avere delle risorse da aggiungere, da potenziare, per potenziare quello che è e c'è, quindi servizi attivi, fare, potenziarli, e questo è un po' quello che le risorse europee devono fare. Ma poi anche Sassari che ha parlato appunto della contrasto alla diffidenza, no? Grazie a queste unità mobili, e il conoscersi, l'incontrarsi, facendosi strada proprio attraverso, combattendo la diffidenza iniziale. Napoli ha parlato dell'importanza della riscoperta, no? Dell'imparare dalla pandemia. Dalla pandemia, l'abbiamo combattuta, non ci ha fermato, ma abbiamo imparato, e non solo dalla pandemia, perché stiamo continuando, ai noi, anche no, si dice a Roma in qualche modo, ma stiamo continuando a imparare da eventi che non avevamo mai pensato. Pensate che questa misura
nasce in un momento in cui di emergenziale non c'era nulla, nasce nel 2018-2019, quando la Commissione ci spingeva a essere più emergenziali, tanto da motivarne la richiesta di finanziamento, e quindi ci siamo sforzati di mettere nelle righe del progetto situazioni un pochino di più. Poi l'emergenzialità ci è caduta addosso, perché più emergenziali di una pandemia e di una guerra sicuramente non ci sono, avremmo anche preferito che non ci fossero, però abbiamo imparato, questo è fondamentale, abbiamo imparato, come ha detto Latina, a riscoprire tante cose, il lavoro delle comunità, il lavoro di comunità ha guidato l'Italia in tanti anni che passati, dove il sociale, permettetemi, era un sociale dove il lavoro di comunità faceva la differenza. Quindi se le Ginette ci ha permesso anche di riscoprire questo e di portare alla valorizzazione di tutte le componenti, come diceva Taranto, la forte importanza dell'apporto del terzo settore, no? di tutto l'associazionismo attivo presente sui territori, che è il cuore, no? è il ponte diretto con le persone, perché, come dico da sempre, sono quelli che toccano prima di tutti la pelle dei nostri amici migranti, delle nostre persone, e questo è tanto. Quindi questo è un panorama molto rapido, ma per carità, io quello che voglio dire è che è emerso una cosa, una parola chiave, la parola connessione. Io la sto ripetendo sempre questa cosa, la connessione fra i settori, fra il sociale, il sanitario, fra i sistemi dell'accoglienza, il sistema della salute pubblica, il sistema dell'istruzione, la connessione fra i settori di una diversa ente, delle regioni, dei comuni, delle amministrazioni centrali, questo è fondamentale, perché non si raggiungono i risultati se si lavora a compartimenti stagni. È stato detto, bisogna uscire dai compartimenti stagni e lavorare in maniera integrata, connessa. Quindi queste modalità operative che sono state poi sperimentate in questa palestra di LGNet ci hanno insegnato molto a tutti noi, hanno insegnato a trovare delle modalità più flessibili, sicuramente la possibilità di rispondere, come diceva, penso sempre Latina, alla emergenza del momento, che ci fosse un punto di riferimento permanente che potesse dare delle risposte poi concrete, non delle risposte così si può fare, sì, andiamo a vedere, cerchiamo di, no, rispondere e dare delle risposte con la messa a disposizione di una mediazione immediata, con la messa a disposizione di una situazione ponte per una collocazione abitativa, per una serie di... Su questo ambito noi ci dobbiamo sforzare molto di veicolare le future risorse e anche di imparare a come lavorare insieme. Io chiedo, oggi sono ospite di ANCI, e noi da tempo lavoriamo con ANCI, con tutta ANCI, ANCI Comunicare, ANCI Cittalia, tutti, io dico ANCI ma dico tutti. E lei mi ha ANCI regionali, allora questo per me è un pallino fisso che risale al Fondo Europeo Integrazione. La possibilità di avere degli snodi territoriali di coordinamento è fondamentale, quindi molta l'importanza che io ho sempre attribuito agli ANCI regionali, alla formazione, alla condivisione di percorsi formativi con i territori, come per le prefetture, parlavo appunto di un grande raccordo da attivare a livello territoriale, ma connessi con il centro. Quindi la necessità, questo l'ho chiesto, l'abbiamo scritto con ANCI, una nuova programmazione, del ruolo forte che ANCI oggi ha esercitato nel sostenere il progetto. Ognuno di noi ha avuto una parte in questo progetto, non è il progetto di Taranto, non è il progetto di Milano, non è il progetto del Ministero, né il progetto dell'ANCI. Leggo sempre in una delle... nello strumento permanente narrativo che è stato messo a disposizione da ANCI Comunicare, questo strumento, ripeto, aperto, dove tutti i soggetti hanno potuto scrivere le loro pagine, che alla logica che sottende al progetto editoriale, ma che però è alla base di tutto il progetto LGNet, è che il tutto è più della somma delle singole parti. Allora questo è stato LGNet, il più della somma delle singole parti, quindi arrivare a capire che questo modello che abbiamo sperimentato deve essere restituito. Noi abbiamo l'obbligo, tutti,
non solo ANCI e Ministero, ma anche voi che siete stati, siete protagonisti, di restituire al resto dei comuni d'Italia questo, questa formazione, questo patrimonio. E dicevo, abbiamo scritto con ANCI delle pagine nell'ambito del nuovo programma FAMI 21-27 che vanno in questa direzione, perché noi dobbiamo ripercorrere queste... Questo tracciato che è stato lasciato da LGNet, non lo abbandoniamo, lo continuiamo, quindi la frustrazione la leviamo via, no, non ci serve, dobbiamo soltanto sforzarci di ricordarcelo, di capire che LGNet ha funzionato, e se ha funzionato perché c'è stato questo, c'è stato questo, c'è stato... Allora questi elementi, questi dispositivi devono essere sostenuti e continuati e resi ancora attivi nella programmazione, e dobbiamo capire insieme sempre di più come farlo e come farlo bene, e questo è quello che fondamentalmente oggi io mi sento di dire, perché la programmazione del FAMI nuovo è a sostegno dei territori, a sostegno come LGNet. LGNet non poteva, l'ha detto Milano, non poteva essere più lungo dei 12 mesi. Siamo riusciti a protrarlo causa pandemia per un pochino di più. Però il suo ruolo l'ha fatto, il suo compito l'ha portato a termine, dando, io ho sentito con molto piacere da Milano che quanto attivato in LGNet è stato inserito strutturalmente nei servizi del Comune di Milano. Questo è l'ente locale, questo è lavorare. Noi da sempre, Camilla Orlandi, Annalisa se lo ricorderanno, Luca Pacini se lo ricorderà, c'erano altre persone che erano a capo del nostro ministero, e in ogni progetto dal FEI al FAMI chiedevamo a chiunque lo presentasse la partecipazione, adesione, partenariato dell'ente locale di riferimento, perché era un valore aggiunto, era punteggio aggiuntivo alla valutazione. Questo oggi ha fatto la differenza. Molti di voi hanno detto, ha detto Camilla, ringrazio le donne, ringrazio gli uomini che sono stati dentro a questo percorso. Io li ringrazio perché abbiamo fatto questo lavoro insieme, però è il lavoro fatto, e consentitemelo, perché io questo mi sento, un operatore pubblico al servizio del cittadino, e questo lavorare insieme, questo partecipare a quello che facciamo, con, non solo con timbrando un cartellino, ma con le nostre forze fisiche, mentali, emotive, fa la differenza. E questo ci porta oggi a dire che LGNet ha funzionato, perché dentro di voi c'è questo, c'è la responsabilità di un ruolo, del ruolo di un operatore pubblico come tutti noi, che attivano tutto quanto c'è sul territorio in termini di risorse umane, in termini di risorse finanziarie, perché le loro comunità siano migliori, ci sia uno sviluppo complessivo. E chiudo con questa ultima cosa, sempre presa da grazie da ANCI Comunicare, dalle pagine scritte da voi. Poi ANCI Comunicare è chiaramente stato colui che ha favorito questa grande importante questo discorso della comunicazione, lo voglio fare, e press tour, e la vicinanza, la prossimità, la necessità di far capire a tutti che dentro a questo sistema di azione non c'è dentro solo il project manager, ma c'è il sindaco, c'è l'assessore, c'è, perché questi hanno legittimato questo, cioè, allora questa legittimazione fa la forza, perché se è solo rimesso a me, operatore pubblico, è un discorso, se entra in un disegno politico, amministrativo, dell'ente locale, dell'ente pubblico di riferimento, è differente. Dicevo, chiudo con questa citazione che riprendo dalla Latina, che ha intitolato il suo One Stop Shop con il nome di una donna africana, dirò sicuramente male, pronuncerò male il nome, Wangari Maathai, che è una donna africana, che è la prima donna africana ad aver ricevuto il premio Nobel per aver sostenuto la causa ambientalista e contribuito alla costruzione della pace. Dice, non importa quanto sia scuro il cielo, e oggi lo è, lo possiamo dire, c'è sempre un po' di rosa all'orizzonte ed è quello che dobbiamo cercare. Questo è, questo che dobbiamo fare insieme, e lo dobbiamo fare come abbiamo fatto le ginette, però ci dobbiamo aiutare come siamo, per riuscire a lavorare e a sostenere la nostra missione, perché se io sono un operatore pubblico devo rispondere
al cittadino e rispondere al meglio. Se lo facciamo insieme è meglio. Grazie. Benissimo, grazie, 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 grazie. Camilla, anche tu se vuoi salutare, così chiudiamo i lavori e ci vediamo prestissimo, sicuramente ad aprile. Sì. Per cui io vi saluto e lascio veramente il saluto finale a Camilla. No, nulla da dire, cioè dobbiamo chiudere su queste parole, perché sennò poi torniamo a questioni tecniche. No. Teniamoci alti, rimaniamo alti e tanto ci vediamo ad aprile, non è l'ultima volta, avremo modo. E grazie infinite a tutti. Grazie ancora, grazie. A presto. A presto.